Salve amici, oggi ci ritroviamo di nuovo nella mia cucina per preparare velocemente una bella arista alle erbe, alle erbette. Quindi semplicissima come ricetta e adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un'arista di un chilo presso a poco, dell'olio extravergine di oliva, del vino bianco e delle erbette, erbe miste, erba cipollina e le erbe semplici. Poi se poi invece le avete fresche ancora meglio, se no queste qui secche vanno benissimo. Adesso vi faccio vedere come si fa. Metto sul fuoco una pentola e metto dell'olio. L'olio si è riscaldato, mettiamo la nostra arista nell'olio a sigillare. Questo è un metodo molto semplice, è quello lì che non si fa al forno, ma io lo faccio in pentola, che è buonissimo. Ovviamente attenzione a non pungere la carne, e quindi facciamo sigillare bene in modo che tutti i succhi rimangano tutti dentro, ok? Quindi io lo prendo con il filo, lo vado a smuovere un attimo. E lo giro piano piano. Allora, io adesso aggiungo nel frattempo della salvia e del rosmarino o altre erbe aromatiche. Ok, la carne è sigillata perfettamente. Adesso andiamo a sfumare con un paio di bicchieri di vino. Lasciamo leggermente evaporare. Allora, a questo punto il vino è quasi evaporato, almeno l'alcol è evaporato, è rimasto il liquido. Adesso aggiungiamo del brodo caldo. Se per caso non avete pronto il brodo, del brodo aggiungete un dado. Quindi io vado ad aggiungere 2-3 mestoli di brodo fino a portare a metà della carne, il liquido a metà della carne, ecco qua. Adesso io vado a coprire la pentola, abbasso leggermente la fiamma e cuocio per almeno un'ora e un quarto, fino a che il brodo si è ristretto del tutto. Poi voi, per vedere se la carne basta infilare la forchetta, quando la forchetta penetra l'arrosto è pronto. A dopo. E il nostro arrosto è pronto. L'ho fatto raffreddare, perché se no, altrimenti, essendo molto morbido, non si riesce a tagliare. E nel frattempo vado ad addensare con un cucchiaino di amido di mais. Giriamo. Adesso andiamo a tagliare le fettine. Adesso andiamo a mettere un poco del nostro sugo. Ed ecco il nostro piatto che è pronto. Bello arrosto, eh? Io ho preparato questo arrosto da solo. Ovviamente può essere contornato da un ottimo purè, oppure delle patate al forno, oppure, perché no, delle verdurine al vapore. Quindi potete fare quello che più vi piace. Io vi saluto, vi aspetto alla prossima ricetta. Spero che questa vi sia piaciuta, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. Un bacio e un abbraccio a tutti. Arrivederci.